Grazie. Quindi la prima domanda che ti faccio è: sei stato un po' in galera prima di fare questo film? Di aver fatto un percorso di vita, di formazione, per il quartiere dove sono nato, nella città che è Roma, e per una serie di motivi, adesso non saprei dire, però forse conosco un po' l'umanità che poi in carcere ci finisce. Quindi avere questa conoscenza che mi abbia un pochino aiutato, non so, cerco sempre di fare film ovviamente in cui racconto storie e persone di cui so qualcosa, cerco di raccontare storie in cui vi conosco anche un po'. Ecco, quest'arte che incontra la vita in ogni situazione, quella detentiva è la situazione più estrema, ma ci sono tante prigioni, tante situazioni di sofferenza. Ancora questo potere, il cinema può qualcosa? Non lo so, è una responsabilità grande di cui tu parli, non credo che sia capace di cambiare nessuna vita, credo che sia capace di aprire gli occhi ogni tanto, questo sì. Credo anche che questo sia un film sulla cultura, cioè sulla necessità della conoscenza, ecco, delle forme di comunicazione, da cui spesso si è lontani, si è distanti. Abbiamo anche fatto un po' l'abitudine a essere distanti, no? E l'abitudine al peggio ci peggiora, evidentemente. Questo sì, questi cinque ragazzi scoprono che c'è qualcosa, che c'è un'opportunità, che c'è una scintilla che da qualche parte è arrivata. Penso sempre però appunto che questa è un'occasione avvenuta, che hanno trovato dentro il carcere. E penso sempre, mi capita di dire, che spesso manca fuori questa occasione, no? Quindi pensa che opera di prevenzione enorme sarebbe, no? Se la conoscenza della cultura del teatro, come in questo caso, potessero arrivare prima e affascinare prima di entrare in carcere, con qualche tipo di prevenzione gigantesca sarebbe. È molto semplice, che ci siano dei luoghi. I luoghi sono importanti perché nei luoghi si conosce, c'è un'identità, c'è qualcosa che si conosce e che diventa propria. Penso ci sia il teatro ha un luogo che è il teatro. Penso ci sia la musica ha un luogo che sono gli stadi e le sale da concerto, non sono i luoghi dove si fanno. Il cinema non è più solo in sala, il cinema è mille possibilità, no? Quindi non è più un luogo identitario. Quando il cinema tornerà a essere in sala, quindi a avere solo la sala come riferimento, e i numeri torneranno. Penso che questo sia un fatto, però poter avere il cinema in tanti posti significa non poterlo avere più in un solo posto, come avere il teatro per la musica. E questo è... Qualcuno diceva che la cultura non si manca, sì, in questo paese, la famosa questione. Sì, no, guarda, è un tema che ritorna spesso anche in altri film che mi è capitato di fare, perché è una specie di ossessione. Poi è vero che le commedie sono film leggeri, che cercano del grande pubblico, è tutto vero, però perlomeno per quello che mi riguarda non penso che questo si possa. Mi debba confrontare necessariamente con anche con chi dice che la cultura non si mangia, e cercare di capire come fare a far arrivare uno stimolo, no? Faccio film leggeri per questo motivo. Leggero? Cioè, in questo paese, con i mezzi di comunicazione diventano, come dire, no, anche uno strumento, e questo può accadere. In cosa ci ha cambiato di più? Ma ci ha cambiato nella percezione intanto di una società individualista, cioè totalmente ludica, no? Totalmente priva della propria storia, della propria memoria, ecco, e quando tutte queste cose qui diventano pesantezza, diventano marginali, e quindi strutturano un'altra generazione, cresce in un altro modo. E quindi una cosa che cerco appunto di fare sempre, di portare temi che siano la spaccatura sociale, l'odio sociale, lo scontro sociale, come è avvenuto in altri film, o la disabilità, o le discriminazioni sul mondo del lavoro, o la globalizzazione, o sono tanti, l'istruzione. Se poi faccio così una carrellata veloce sul film che ho fatto, c'è dentro sempre qualche elemento che ci riguarda, è un modo di guardare un po' la società che ho intorno, le persone che ho intorno, e
la scommessa vera è cercare di allargare, cioè cercare di non far sì che questo tema qui sia per un pubblico che si decide in partenza qual è. E d'altronde siamo figli della commedia italiana, noi abbiamo in mente i soliti ignoti, oppure cioè che ridendo, facendoci sorridere e facendoci veramente conoscere dei tic, dei personaggi, dei caratteristiche così particolari, in realtà ci stavano raccontando chi eravamo, chi siamo. Io penso di essere riconoscente alla commedia italiana come spettatore, tanto come cittadino di questo paese, ma perché mi ha raccontato come ha fatto, da chi era fatto, le persone, i luoghi, gli avvenimenti, gli eventi, le tragedie, no? E io l'ho conosciuto lì come se fossero dei libri di storia. Sono andato a vedere quei film, però, perché erano dei film apparentemente appunto leggeri, divertenti, no? E lo erano sicuramente, quindi sono stati conosciuti dopo, però io non mi ricordo all'epoca un grande entusiasmo, insomma. Ricordo sempre un atteggiamento anche lì, un po' distante. Io penso invece che a quella cinematografia lì si debba voler bene, perché ha raccontato bene il paese. Come è stato accolto dagli addetti ai lavori del sistema penitenziario? Molto bene, c'è stato, devo dire, sono persone nelle carceri in cui abbiamo lavorato, cioè le Bibbie, le lettere, e abbiamo anche consolidato un rapporto, ormai erano tante volte che mi era capitato di andare, insomma così, e c'è stata una prima romana, il 9 gennaio, dove c'erano un po' tutte queste persone e c'è stato un grande entusiasmo e anche lì ho sentito partecipazione emotiva e anche ringraziamenti, perché lì dentro insomma, la gente lavora, c'è chi ci passa tutta la vita come agente di custodia, ad esempio, quindi adesso andremo a fare delle proiezioni nel carcere di Bibbia, ci è stato chiesto di farle anche in altri istituti, sono state richieste anche da istituzioni importanti, anche dal Ministero, insomma, poi sappiamo che il film è stato accolto bene, quindi siamo contenti anche di questo. Anche perché sono stati riacciuffati qui, nessuno ha legittimato fughe. Ecco, questa fuga che poi termina col fatto che tornano dentro, no? Un finale estremamente originale e che fa pensare a veramente, adesso torniamo al carcere come argomento del film, come possibilità di far vivere un po' di libertà anche all'interno di un istituto di pena, perché nessuno desideri così tanto scappare. Allora, c'è un numero che pare ufficiale, che è quello della recidiva carceraria, e la regina carceraria nel 90% dei casi, quando si fa teatro, crolla, appunto. Quindi evidentemente succede qualcosa che cambia le cose, no? Quindi su questo un cantante che era Giorgio Gaber. Giorgio Gaber diceva una canzone, la canzone si intitolava Quando moda è moda, in questa canzone Gaber a un certo punto dice di odio e non sopporto chi fa dei detenuti dei miti. E penso che avesse ragione, no? Perché si commettono i reati, quindi si infrange la legge. Io penso anche una cosa, io penso che i cittadini di questo paese soffrono per l'incertezza della pena. Tanti di noi vedono commettere dei reati a tutti i livelli, no? Dal basso. E l'impunità sbriciola la società, perché ti fa sentire una comunità più debole, più non hai fiducia. E come penso che sia necessario questo, cioè un paese in cui c'è più certezza della pena, penso che sia necessità e bisogno di un paese in cui si conoscerà un'opportunità a chi sta dentro. Grazie, Salmanese. Mi piace dire poche cose agli attori con cui lavoro all'inizio di un film, e su quelle cose però poi impostare tutto, quindi date delle indicazioni iniziali, poi diventiamo un po' una cosa sola, una misura, no? E ci portiamo dietro. Le intenzioni,
Una cosa che abbiamo fatto strana e che mi porterò dentro questo film è una tournée vera e propria. Noi siamo stati in giro per i teatri che avete visto. E l'abbiamo fatto questo un anno e mezzo fa, quando i teatri erano chiusi. Quindi noi abbiamo riaperto i teatri, abbiamo riacceso le luci, abbiamo tolto la polvere, abbiamo dato qualche colpo di stucco qua e là, perché insomma. E siamo stati contenti di ridare un po' vita, ecco. E poi, da quel momento in poi, qualche mese dopo, sono ricominciate le programmazioni, no? E i cartelloni, piano piano, fatica, così. E siamo stati anche felici che i teatri sono stati la prima cosa che si è riattivata, che si è in piedi in maniera così. Ripeto, io con gli attori ho un rapporto di totale ammirazione e appunto anche non capendo bene in fondo come facciano a stare, no, a fare un corso di teatro dei detenuti, proponendo dopo un po' di tentativi il testo che aspettavano loro. Quindi tutto deriva da lì. Poi c'è stato un documentario fatto su questa esperienza, c'è stato un film francese, è stato ripreso più volte, ecco, quell'esperienza lì, quell'avvenimento lì. Di grande significato, lì i detenuti sono scappati e non li hanno più trovati. e quello di farli riprendere è stata una mia volontà, però, perché penso che il senso di giustizia sia molto importante, insomma, ecco, il rispetto, insomma, così. L'ho scelto così, ecco. E poi volevo che si volesse bene fino alla fine. Non credo che gli avremmo voluto bene così tanto fino alla fine, sarebbe stato un tradimento, non so, qualcosa che avrebbe un po' sminuito prima l'affetto, sì. Dare un'identità forte a ognuno di loro, e cioè anche fisicamente lo sono molto diversi, no? Anche per esperienza, ma tu in parte con cui ho già lavorato, in parte no. L'aneddoto è su Giorgio Montanini, che non posso non citare. Il personaggio di Giorgio nella sceneggiatura era napoletano. E ho cercato un napoletano, Mimmo era un napoletano. Poi ho incontrato Giorgio, avevo visto un film di Pietro Castellitto, il figlio di Sergio, che è il predatore, dove ho visto Giorgio. E poi l'ho incontrato e ho sentito questo, ci ho parlato un giorno, e mi pare come mascherato, come fa lui, no? Un po' così, capendo anche poco di quello che diceva, perché poi lui, appunto, è un fiume in piena, no? Che una parola o l'altra ne capivo il 30%, insomma, così. Però anche lì ha prevalso il valore umano. Io penso che quel personaggio lì sia un personaggio bello e dia tanto perché c'è Giorgio, perché è un grandissimo talento. Giorgio è un grandissimo comico, ma anche un'anima malinconica in pietra, insomma, insomma, lo voglio molto bene, gli devo tanto anche per questo lavoro qua. Grazie, grazie. 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 Grazie